Свою Україну, захищати своїх жінок. Я дуже всі nostri uomini ci sono rimasti lì e non mi preoccupo soltanto per il mio uomo, per il mio marito, ma mi preoccupo anche per gli altri, quelli che sono rimasti lì e sono rimasti lì non perché devono rimanere, ma vogliono rimanere лі. Vogliono proteggere la loro terra. E sono sempre stati conosciuti nella nostra storia che il nostro spirito combattivo e protettivo non è molto forte. Non abbiamo mai cessato, non abbiamo mai ceduto la nostra terra a nessuno e neanche in questo momento lo faremo. E lo stiamo dimostrando, lo stiamo tirando fuori il nostro carattere perché ne abbiamo bisogno e perché nessun altro potrà proteggerci, la nostra terra. È una resistenza dei nostri tempi che si consuma sotto i nostri occhi, quella del popolo ucraino. Alona è arrivata in Italia a fine marzo con il figlioletto e il marito è rimasto in patria. Un popolo, quello ucraino, che non ha esitato un momento a difendere la sua terra e la sua libertà. Solo il pensiero non mi fa pensare bene perché sono molto preoccupata per il discorso che non tutti i bambini potranno rivedere i loro genitori, il loro papà, e non tutte le mogli potranno rivedere i loro mariti, purtroppo è così. Artyom e Maria invece sono potuti venire via dall'Ucraina tutti insieme. È consentito solo alle famiglie numerose con figli piccoli, loro di figli, ne hanno 3. Arrivano dalla capitale, Kiev, ma abitano in una zona più decentrata rispetto al centro, al confine con Bucha. Ci sentiamo dei traditori, confessano, ma non potevamo rimanere. Troppe le atrocità che si stavano consumando sotto i nostri occhi. Sotto le bombe hanno visto che i loro bambini hanno cominciato a subire certe cose, che la più grande ha cominciato ad avere attacchi di panico, il più piccolo pure, e quello bambino, quel maschietto mediano, lui ha iniziato ad avere anche molti problemi perché aveva terrore per qualsiasi rumore più alto del normale, della voce normale. Quindi hanno dovuto, diciamo, prendere questa decisione che non era molto semplice, perché dentro di loro sentivano di essere traditori, però dopo hanno capito che nella guerra ci sono tanti fronti e giustamente loro devono proteggere queste 3 vite che hanno messo sul mondo. Sì, vogliono dire tante grazie, moltissimo un inchino all'Italia, al vostro popolo, per come state accogliendo, che siete così disponibili, perché state facendo anche questa ripresa, questa intervista, che vi preme, diciamo, questo discorso, vi preme di far conoscere la verità dalle persone come noi, diciamo, dal popolo normale, quella che non è rimasto lì. E io vorrei trasmettere a tutti quanti, sia con questo, diciamo, con questa ripresa, sia quando io parlo con qualsiasi persona che posso incontrare qua, perché non è solo guerra da noi in Ucraina, ma è un genocidio vero e proprio, perché stanno ammazzando il nostro popolo perché sì, perché vogliono farlo, per il gusto di farlo e perché qualcuno gli ha detto di fare così. Dice, noi stiamo molto bene qui, ci sentiamo molto a casa, dice, quindi voglio far capire a tutti quanti che noi siamo liberi, liberi come le persone in Europa, come si sentono liberi e dignitosi come le persone in Europa, perché l'Ucraina è l'Europa. Ми хочемо бути з європейцями, бо Україна – це Європа. Дякую.